Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. Quando sentiamo parlare dell'annunciazione della nascita di Gesù, il nostro pensiero va immediatamente all'annunciazione a Maria fatta dall'arcangelo Gabriele. Oggi non è l'annunciazione a Maria che ci viene presentata nel brano evangelico, ma l'annunciazione a Giuseppe che ci viene raccontata dall'evangelista Matteo. Ascoltando e leggendo questi due racconti, noi siamo sempre portati a porci delle domande, perché desidereremmo avere tante altre informazioni sull'accaduto e vorremmo sapere esattamente come si sono svolti i fatti. E per soddisfare questa nostra legittima curiosità, noi siamo sempre tentati di fondere i due racconti come se si trattasse di reportage di due giornalisti in cui uno completa le informazioni che dà l'altro. Commetteremmo un grave errore, perché i due evangelisti non hanno redatto due pagine di cronaca, ma due pagine di teologia. Il loro obiettivo non è darci delle informazioni dettagliate su come si sono svolti i fatti. Questo noi non lo sapremo mai. Quello che gli evangelisti ci vogliono dire è chi è il figlio di Maria, sposa di Giuseppe. E questo è molto importante, perché ne va della nostra vita sapere chi è questo Gesù di Nazaret, che proposta di uomo lui ci fa e che senso ha la vita di chi segue la sua proposta. Questo è decisivo per la nostra vita. Per comprendere il messaggio che Matteo nel brano di oggi ci vuole comunicare, dobbiamo tenere presente quali erano le attese del popolo di Israele. Quasi 10 secoli prima di Cristo, il profeta Natan aveva promesso a Davide, che era già avanti negli anni, che la sua dinastia sarebbe durata per sempre, e gli aveva detto che il Signore avrebbe consegnato a un suo figlio un regno universale eterno che non sarebbe mai tramontato. E i profeti, lungo i secoli, hanno sempre mantenuto viva in Israele l'attesa di questo figlio di Davide. Nei momenti più bui della loro storia hanno sempre sperato un giorno il Signore invierà un Messia che cambierà radicalmente la storia del suo popolo e del mondo. Al tempo di Gesù lo attendevano vivamente questo Messia tutti, anche perché le cose non andavano bene. Ma i vari gruppi, le varie filosofie, come erano chiamate, lo immaginavano in un modo molto diverso. I Sadducei, per esempio, erano i sacerdoti del Tempio, i ricchi, si aspettavano un sacerdote che avrebbe eseguito alla perfezione il culto del Tempio e lo avrebbe rinnovato in meglio. I Farisei, che tutti noi conosciamo molto bene, dicevano che sarebbe stato un osservante rigoroso della Torah e avrebbe distinto molto bene i buoni dai malvagi, coloro che osservano la legge di Dio e coloro che la rifiutano, e avrebbe naturalmente fatto pulizia. Gli Esseni avevano un po' le idee del Battista e dicevano che il Messia avrebbe fatto scomparire i malvagi, i figli delle tenebre, e sarebbe stato la guida dei figli della luce. Poi c'erano gli Zeloti, quelli che volevano liberare la loro nazione dal potere romano. Per loro il Messia era un guerriero come lo era stato Davide, ed era questo il Messia che loro attendevano. Bene, tutti costoro saranno colti di sorpresa, anche il Battista, perché Gesù non corrisponderà a nessuno dei Messia attesi. Sarà la sorpresa di Dio.
Lui rifiuterà la violenza, non coltiverà ambizioni politiche, non sarà affatto il giustiziere annunciato dai farisei e nemmeno il sacerdote del culto praticato dai sadducei nel tempio. Anzi, purificherà il tempio. Non sarà questa la religione, il rapporto che Dio vuole avere con il suo popolo. Bene, Matteo, l'autore di questo Vangelo è attribuito a questo apostolo, ha seguito questo Gesù di Nazareth durante la vita pubblica per 3 anni e quando scrive il suo Vangelo conosce tutto ciò che è accaduto, tutta la rivelazione che Gesù è venuto a portare nel mondo. Sa cosa ha insegnato, sa qual è stata la sua proposta di uomo, la sua vita, sa che agli occhi del mondo è finito male, però ha fatto anche l'esperienza della Pasqua. Ecco, lui nel racconto che ci fa dell'annuncio a Giuseppe ha già presente tutta la storia della vita di Gesù. Sentiamo come ci presenta questa annunciazione. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera di Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Al tempo di Gesù il matrimonio avveniva in due tappe. La prima, Kiddushim o Erusin, era lo scambio formale dei consensi, era il contratto che veniva stipulato fra i due sposi davanti ai genitori e a due testimoni. Veniva stabilita la dote, chiamata Mohar, e normalmente questa contrattazione poteva durare anche qualche giorno. Al termine di questa contrattazione, i due sposi andavano sotto la tenda, la huppah, e lì veniva firmato il contratto matrimoniale, la famosa ketuvah. E al termine di tutto, l'uomo prendeva il tallit, lo scialle della preghiera, lo poneva sul capo della sposa e diceva: "Tu ora sei mia moglie". E la sposa rispondeva: "E tu sei mio marito". Da quel momento i due erano marito e moglie, però non andavano a vivere insieme immediatamente. In genere lasciavano passare un anno. Per quale motivo? Anzitutto perché erano giovani, in genere ci si sposava la ragazza sui 13 anni e il ragazzo 16-17 anni. Quindi era opportuno che maturassero ancora un po'. E poi c'era anche l'altra ragione, era il tempo in cui le due famiglie si dovevano conoscere un po' meglio, perché se le due famiglie non fossero andate d'accordo, sarebbero sorti problemi nella coppia. E se i problemi fossero stati gravi, sarebbe stato meglio che si separassero prima che ci fossero di mezzo dei figli. Bene. Passato questo anno di attesa, veniva organizzata una grande festa chiamata Nisuin e la sposa veniva trasferita nella casa dello sposo e cominciavano la vita comune. È stato durante questo intervallo che Maria è rimasta incinta per opera di Spirito Santo. Lo spirito in questo racconto non rappresenta l'elemento maschile, del resto in ebraico ruach è femminile e pneuma in greco è neutro. Nulla di maschile, è la forza divina creatrice che noi troviamo nel libro della Genesi all'inizio nel mondo, quando lo spirito creatore aleggiava sulle acque. Spirito è la potenza, il soffio divino creatore.
Come mai sia Luca che Matteo mettono in risalto che il concepimento di Gesù non è avvenuto per intervento di un padre umano? Perché ci insistono tutti e due gli evangelisti? Per comprenderlo, dobbiamo tenere presente la cultura semitica. Allora cogliamo il messaggio di questa decisione che Dio ha avuto di ricorrere a un atto creativo per far germogliare nel grembo di Maria il figlio di Dio. In ebraico non esiste il termine genitori. Oggi si impiega orim, ma nella Bibbia questa parola non c'è, perché il genitore era uno solo, non due, era il padre il genitore. La madre era ritenuta una specie di incubatrice che faceva crescere il figlio del marito nel suo grembo, ma lei non ci metteva nulla. Il figlio era del padre. E anche nei Vangeli noi troviamo questa concezione. Marco dice: si accostò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo. I figli Giacomo e Giovanni erano solo di Zebedeo. Lei era la madre di questi figli di Zebedeo. Seconda cosa che dobbiamo tenere presente è che nel mondo semitico, quando si dice figlio di un certo uomo, più che generato da lui, si dice somigliante a lui. Questo è il significato della paternità. Il figlio era riconosciuto dal padre quando gli assomigliava, non tanto nelle fattezze esteriori, ma il figlio che aveva assimilato tutti i valori, la concezione di vita che gli era stata inculcata dal padre. Era tutto questo umano che il padre voleva vedere riflesso nel figlio. La decisione divina di ricorrere a un atto creativo per far germogliare nel grembo di Maria il figlio di Dio ha proprio questo significato. Il Signore ha voluto dare un segno per mettere in risalto il fatto che suo figlio Gesù di Nazaret sarebbe stato la sua perfetta immagine, e vedendo lui noi avremmo visto il volto del Padre del Cielo. Per questo motivo ha voluto dare anche questo segno che Gesù di Nazaret aveva come padre colui al quale lui perfettamente assomigliava, solo quello del cielo. E a questo punto entra in scena il padre terreno, Giuseppe, lo sposo di Maria. Io vorrei cancellare anzitutto l'immagine di Giuseppe triste perché ha scoperto la gravidanza di Maria ed è angosciato dal dubbio che la sposa gli sia stata infedele. Nel racconto di Matteo non c'è assolutamente nulla che faccia pensare a questo. Se si vuole fare qualche supposizione, la cosa più logica è pensare che Giuseppe abbia saputo fin dall'inizio che il bambino che Maria portava in grembo era stato concepito per opera di una forza creatrice divina. Tuttavia, Giuseppe non sa ancora cosa è chiamato a fare con la sua sposa e con il bambino generato in lei da Dio. Vuole capire qual è la sua posizione, cosa vuole Dio da lui. E il Vangelo ci dice che Giuseppe è un giusto. Cosa si intende con questo aggettivo nella Bibbia? Giusto significa che è una persona coerente con la propria fede, un osservante della legge di Dio. La Torah è per lui il punto di riferimento di ogni scelta, come lo è per ogni pio israelita. Ora, Giuseppe sa che la Torah stabilisce che lui dovrebbe dichiarare pubblicamente che il figlio non è suo, e dice il testo, non voleva accusarla pubblicamente e ha pensato di ripudiarla in segreto. È difficile capire
Può uno ripudiare in segreto, lo vengono a sapere tutti. Per capire il testo dobbiamo anzitutto sistemare la traduzione. Non voleva esporla a pubblico spettacolo, deigmatizai in greco. Vuol dire esporre davanti a tutti un problema e non sa come muoversi. E allora decise non di ripudiarla. Questo è un verbo che non corrisponde al testo originale. Apolluo non significa ripudiare, significa lasciare libero. Quindi che cosa ha deciso di fare Giuseppe? Ha riflettuto e dice: non voglio fare del clamore, ma lascio libera la mia sposa, perché non so come collocarmi accanto a lei, non so cosa Dio voglia da me. Giuseppe non voleva che si facesse del clamore su questo fatto, decide semplicemente di lasciarla libera. Lui, come uomo, non doveva dare le ragioni della sua scelta. Poteva essere che ci aveva ripensato, lui la lasciava libera. E non vede Giuseppe nessuna via di uscita se non quella di farsi da parte, senza clamore, perché lui non sa quale sarà la sua posizione. Dio cosa vuole da lui? Parlarne pubblicamente sarebbe stato impossibile, perché nessuno avrebbe capito il mistero di ciò che era accaduto in Maria. Adesso, in questa situazione, come rivela Dio a Giuseppe la vocazione alla quale è stato chiamato? Sentiamo. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene da Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Per introdurre la rivelazione di Dio a Giuseppe, l'Evangelista Matteo impiega due immagini bibliche: angelo del Signore e il sogno. Angelo del Signore. Noi siamo soliti raffigurare questi personaggi che vengono dal cielo con le ali, senza scarpe naturalmente, senza sandali perché volano, mai nei dipinti compaiono con le calzature. Sono immagini belle, commoventi, dolci, ma angelo del Signore nell'Antico e nel Nuovo Testamento è una forma letteraria che viene impiegata per dire che il Signore stesso è intervenuto per comunicare all'uomo la sua volontà o per intervenire in favore degli uomini. Nel nostro testo, angelo del Signore non significa altro che questo. Giuseppe, che si stava interrogando sulle decisioni da prendere, che stava riflettendo, che chiedeva certamente a Dio la luce, perché essendo giusto lui voleva compiere la volontà del Signore, ecco che a un certo punto ha colto chiaramente ciò che Dio voleva da lui. Angelo del Signore significa che ha avuto la certezza che l'illuminazione che aveva ricevuto veniva da Dio. Adesso sapeva cosa era chiamato a fare, in sintonia con il volere del Signore. E anche il sogno, la seconda immagine, non va intesa in senso reale. L'Evangelista Matteo ricorda altre due volte i sogni di Giuseppe, quando l'angelo del Signore gli dice di andare in Egitto e poi quando l'angelo del Signore gli dice di ritornare nella terra di Israele. Il sogno è una metafora, è l'immagine con cui l'Evangelista vuole dirci che Giuseppe ha avuto una rivelazione della volontà di Dio. E questo non mentre dormiva naturalmente, ma quando era
ben sveglio. Oggi diremmo che era in preghiera, mentre cioè cercava di leggere alla luce di Dio il momento delicato che stava attraversando nella sua vita. Ha udito la voce del Signore nel proprio cuore perché era un giusto, aveva il cuore puro, sensibile alla voce del Signore. E questo è un messaggio importante per noi perché come questa persona che ha voluto essere sempre in sintonia con il volere del Signore, non ha fatto delle scelte con la sua testa, ma ha voluto ascoltare ciò che il Signore gli diceva. Anche noi nella nostra vita dovremmo sempre muoverci in questo modo, cercare sempre cosa vuole Dio da me. E l'angelo del Signore, quando noi ci rivolgiamo a Lui, certamente ci viene a parlare. Cosa dice, cosa ha detto l'angelo del Signore a Giuseppe? Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere in sposa Maria. Il timore di Giuseppe era quello di chi si trova di fronte a un mistero che lo supera. Giuseppe temeva di intromettersi nel disegno di Dio e di non sapere come muoversi, che cosa fare. Ecco, ha capito che era chiamato ad essere lo sposo di Maria e ha capito come padre doveva dare il nome al figlio di Maria e che doveva chiamarlo Gesù. Yeshua in aramaico, una aramaizzazione dell'ebraico Yehoshua, che significa Giosuè, è lo stesso nome. E viene anche detto per quale ragione è stato scelto questo nome per il figlio di Maria? Perché c'è la radice Yasha in questo nome, che significa salvezza, salvare, Dio salva. C'erano molti personaggi in quel tempo che avevano questo nome, Yeshua o Yehoshua, perché era il tempo in cui in Israele si aspettava il Messia che fosse come Giosuè, un liberatore del suo popolo, e aspettavano la liberazione dagli occupanti romani. Lo storico Giuseppe Flavio ricorda ben 19 personaggi nelle sue storie che portavano questo nome, Yeshua. Bene, di che salvezza si parla? Il Signore salva. In Israele non ci si aspettava certo la salvezza dal peccato, ci si aspettava la salvezza dai romani. Invece l'Evangelista Matteo spiega questo testo dicendo Gesù è colui che salva dal peccato. Di che salvezza si tratta? Peccato, chatà in ebraico, significa sbagliare il bersaglio. Qual è l'obiettivo, il bersaglio al quale noi puntiamo in tutta la nostra vita? Noi vogliamo la gioia, vogliamo essere felici, vogliamo realizzare in pienezza la nostra vita umana. Il peccato vuol dire sbagliare questo obiettivo. Quando è che noi sbagliamo il bersaglio? Per esempio, quando facciamo della nostra vita come obiettivo l'accumulo di denaro senza farci troppi scrupoli, quando viviamo abbandonandoci e cercando disperatamente il piacere, solo il piacere, quando ci abbandoniamo a dissolutezze e quando pensiamo di sentirci realizzati come uomini, quando riusciamo a dominare e a imporci sugli altri. Sbagliamo il bersaglio. E questo errore ci viene perché noi ascoltiamo le nostre pulsioni, i nostri istinti che ci vengono in fondo dal preumano e non ci lasciamo guidare dallo Spirito del Signore. Sbagliamo il bersaglio. E quando noi commettiamo questo errore, il Signore non è che ci punisce perché abbiamo disobbedito ai Suoi ordini. Lui non ci dà ordini. Lui ci indica il cammino della gioia e della felicità.
Se noi non lo seguiamo, lui non ci castiga. È questo peccato che ci castiga perché ci disumanizza. Bene, Gesù è venuto in questo mondo per salvarci dalla disumanizzazione alla quale ci portano le nostre scelte se non sono in sintonia con la parola di Dio. Ci salva quindi dai nostri fallimenti, dallo sbagliare strada, dalle scelte insensate nella ricerca della felicità illusoria. E sbagliare l'obiettivo e ci libera dal peccato, non solo dalle conseguenze delle nostre colpe. Vuole proprio eliminare alla radice questo orientamento sbagliato che ci porta poi a non realizzare la nostra vita. Ora noi conosciamo il nome con cui Dio vuole essere chiamato, perché Gesù è venuto a rivelarci il volto del Padre del Cielo. È nato da un atto creativo di Dio che voleva proprio mettere in risalto questo. È figlio del Padre del Cielo. E il Padre del Cielo è riflesso in questo nome che lui ha dato al figlio, colui che salva. Ed è bello, Giuseppe è il primo che ha riconosciuto questo vero nome di Dio, colui che salva. Dio è salvezza, è l'identità di Dio questa. E adesso? L'Evangelista Matteo non poteva che fare riferimento alla realizzazione delle scritture. Sentiamo. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. La conclusione del racconto dell'Annunciazione a Giuseppe è solenne, perché l'evento è tanto straordinario e inatteso che l'Evangelista sente il bisogno di presentare la realizzazione di una profezia. E lui ha a disposizione un oracolo significativo pronunciato dal profeta Isaia nell'VIII secolo avanti Cristo. Il profeta aveva detto: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Cosa intendeva dire? Si stava rivolgendo al re di Gerusalemme, Acaz, il quale era spaventato perché c'erano i nemici che avevano circondato la città e temeva che la sua dinastia sarebbe finita per sempre. Il profeta gli dice: la tua sposa avrà un figlio e sarà chiamato Emanuele. Tu lo chiamerai Emanuele, che significa Dio con noi. Intendeva dire al re: non avere paura, Dio ha promesso di stare sempre con il suo popolo e di proteggere la tua dinastia. Emanuele, Dio è con noi. Difatti poi nascerà questo figlio e i nemici non riusciranno a conquistare la città di Gerusalemme. Come mai l'Evangelista Matteo cita questa profezia, riferendola a Maria? Il figlio di Maria sarà il vero Emanuele, non il figlio di Acaz, che sarà chiamato poi Ezechia. Gesù sarà chiamato da Giuseppe, ma dice l'Evangelista, tutte le nazioni lo chiameranno Emanuele, cioè riconosceranno in Gesù la presenza con noi dello stesso Dio. In Maria si è realizzata pienamente questa profezia, perché il figlio di Maria non è altro che l'unigenito del Padre che si è
rivestito della nostra umanità, nel senso che non si è rivestito di muscoli, no, si è fatto pienamente uno di noi, ha provato i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre passioni, ha sperimentato le nostre gioie, i nostri affetti, le nostre delusioni, ha sperimentato i tradimenti, i nostri dolori, ha sperimentato la morte, facendosi uno di noi, l'unigenito del Padre, si è fatto mortale. Eccolo davvero il Dio con noi. Nessun'altra religione ha questa immagine di Dio, un Dio che ci ha amato tanto da essere l'Emanuele, il Dio con noi. È questo il mistero che siamo invitati a contemplare in questo tempo del Natale. Auguro a tutti una buona preparazione a questa festa in cui noi celebriamo questa venuta di Dio in mezzo a noi.